Durante la settimana europea dedicata alle regioni e città d'Europa è stato pubblicato il nuovo report della Commissione sulla competitività. Le Marche sono leggermente al di sotto della media europea, penalizzate da infrastrutture e innovazione. Come legge questi dati? Beh, il tema infrastrutturale è un tema sicuramente importante e dirimente nello sviluppo economico della nostra regione, su cui il Presidente Cerischioli ha chiesto proprio recentemente un impegno concreto e immediato alla nuova Ministra De Micheli. Su questo siamo moderatamente fiduciosi. Per quanto riguarda l'innovazione, è vero, le Marche si collocano al di sotto della media nazionale, questo ci stimola sicuramente a fare sempre di più. Va comunque sottolineato che negli ultimi anni le Marche sono tra le regioni che sono cresciute di più negli investimenti nell'innovazione. Chiaramente la legge regionale Impresa 4.0 va proprio in questa direzione, una legge regionale che è stata approvata recentemente dal Consiglio regionale e testimonia appunto che comunque le imprese, ancorché piccole, quindi ancorché come dire, forse meno disposte, anche meno capaci delle grandi ad innovare, stanno cercando di invertire la loro tendenza. Quanto conta in questo settore l'aiuto dell'Europa? Beh, l'aiuto dell'Europa è importantissimo. Basti pensare che circa il 35% del Fondo europeo di sviluppo regionale delle Marche è dedicato proprio all'innovazione. Quando parliamo di innovazione, però, non dobbiamo dimenticarci che partiamo dalla ricerca, quindi insomma anche dal connubio che deve esserci tra il mondo delle imprese e quello delle università. Un altro dato interessante è anche la percentuale delle piccole e medie imprese innovative che sono presenti nella nostra regione. Se consideriamo il numero delle imprese avuto riguardo a quello che è il numero totale delle imprese iscritte al registro delle imprese e alla popolazione residente nelle Marche, notiamo che la Regione Marche è prima in graduatoria, quindi insomma ci sono anche punte di eccellenza. Bisogna fare di più. L'auspicio è che a partire dalla prossima programmazione le risorse aumentino e soprattutto le imprese siano in grado di accedere anche ai fondi diretti, pensiamo Horizon 2020, cosa che diciamo è abbastanza ridotta per quello che riguarda le imprese marchigiane. Parte ora un nuovo bando con i fondi del PORFESR. Lei immagina davvero un centro di ricerca tra i Sibillini per potenziare la vicinanza e il rilancio dei comuni terremotati? Assolutamente sì, se vogliamo far rinascere queste zone, che sono comunque zone in grande difficoltà, non possiamo dimenticarci dell'importanza cruciale che rappresenta il mondo delle imprese. E abbiamo pensato che una piattaforma tecnologica potesse essere importante perché pensiamo questo strumento come un tassello importante per far diventare quest'area un polo tecnologico di eccellenza. Cosa significano queste piattaforme? Le piattaforme sono un luogo dove l'università, ma soprattutto le imprese, quelle più grandi, aiutano quelle più piccole a crescere, a fare innovazione. Insomma, è un luogo di contaminazione positivo che sono certa, rispettando quelle che chiaramente è la vocazione, no, di ciascun territorio, quindi anche dei vari distretti, potrà essere di supporto a questo territorio che ha tutta la voglia di ripartire. Uno dei grandi temi di questa settimana delle regioni e città in Europa è l'assenza di comunicazione per quello che l'Europa fa nei paesi. Cosa si può fare anche nelle Marche, dove magari non c'è la percezione di quanto in realtà conti l'Europa? È vero, questo è un dato allarmante che probabilmente contribuisce anche a far crescere questo clima di disaffezione nei confronti dell'Europa. Beh, io credo che ciascuno di noi, a partire dagli amministratori che tanto fanno con le risorse che l'Europa mette a disposizione, dovrebbero ricordare sempre in ogni occasione quanto sia stato fondamentale l'aiuto dell'Europa per poter realizzare quel tipo di investimento. Non sempre questo accade, insomma. Non sempre chiaramente in cattiva fede, però l'amministratore regionale, comunale, l'imprenditore che riceve quell'investimento è giusto che faccia sapere a tutti che
lo ha potuto realizzare grazie a delle risorse europee che sono patrimonio di tutti. Uno dei temi caldi della settimana delle regioni e città in Europa è la sostenibilità. E un progetto in prospettiva con i nuovi fondi potrebbe essere quello di un porto a emissioni zero e silenzioso. L'ho annunciato durante uno dei meeting a cui ho preso parte. Cosa intende? Beh, intendiamo un porto sostanzialmente elettrificato. È un progetto molto importante perché consentirebbe porti silenziosi, porti che non inquinano. È evidente che un porto da solo non riesce a portare avanti una rivoluzione così ambiziosa. Questo perché uno dei problemi maggiori è rappresentato anche, no, dalla disponibilità degli armatori a, insomma, poter rivedere anche i mezzi che utilizzano per poi, insomma, poter approdare in un porto che sia completamente elettrificato. Dall'altro lato, non tutti i porti hanno quel fabbisogno energetico necessario all'interno anche poi della propria regione per poter garantire chiaramente questo consumo, che è un consumo molto massiccio. Anche qua io credo che la svolta non possa che venire da parte dell'Europa, ma nella prossima programmazione le infrastrutture anche marittime saranno al centro della nuova rivoluzione climatica, che ormai è improcrastinabile. Numerose sfide quindi attendono la Regione Marche, che ha sempre più la consapevolezza dell'importanza dell'Europa, un'importanza che deve arrivare anche al cittadino, che deve essere conscio che molto di quello che vede viene realizzato attraverso quell'istituzione che sembra lontana, ma che ha delle ripercussioni molto forti e molto dirette anche sulla vita quotidiana.